A 2 anni dall'alluvione torna operativo a Benevento il comprensivo Moscati, aule tech e nuovi laboratori per gli alunni del rione Ferrovia. Confindustria Benevento incontra il territorio, al Teatro Comunale di Airola le proposte per l'occupazione giovanile. Abusava della figlia e poi le diceva è normale, arrestato dal Vignano, un ex carrozziere originario di Dragoni, picchiava anche l'altra figlia e la compagna. Ponte Cagnano-Faiano è la prima città del Mezzogiorno e tra le primissime in Italia a ospitare nelle proprie aule un robot umanoide. Nao, questo è il suo nome, è in grado di interagire con l'uomo. Calcio Serie A, Napoli-Benevento, no all'aumento dei posti per i tifosi sanniti. Arriva il diniego della questura. Non si possono escludere intemperanze. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli, suonata la campanella per tutte le scuole sannite, dopo 2 anni è stata restituita agli studenti la Moscati, l'istituto era stato distrutto dall'alluvione del 15 ottobre 2015. Sentiamo. È stato riaperto dopo i danni subiti in occasione dell'alluvione del 2015 e i successivi interventi di ripristino finanziati da alcune donazioni. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, accompagnato dagli assessori Mario Pasquariello e Rossella Del Preti, ha visitato il plesso di via Cosimo Nuzzolo dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Moscati. Scuola importante, in un rione importante qual è il rione Ferrovia. E vedere tanti ragazzi, vedere il corpo docente e non docente, anche entusiasta di questa riapertura, ci riempie di gioia come amministratori. Questo è uno degli interventi che noi ci eravamo prefissi a Rione Ferrovia dopo l'alluvione. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato la colonia, di qui a breve faremo un intervento importante sulla viabilità Piazza Colonna per tagliare quella piazza che crea problemi alla circolazione anche di pubblica incolumità. E speriamo al più presto con i fondi del sport e periferia del CONI di riuscire anche a migliorare quella che è una vera e propria cittadella dello sport che è a Rione Ferrovia e che si trova a via Compagna, dove c'è un trittico di impianti, quello di rugby, il Palaparente e la società Bocciofila. Infine con il piano periferia immaginiamo, abbiamo previsto fondi che ci consentano di rinnovare o meglio di mettere in sicurezza l'alveo del fiume Calore, quindi di evitare in prosieguo possibilità di alluvioni e anche di riprendere il palato. Un primo suono della campanella diverso, carico di emozioni e ricordi, ma anche di speranza e ottimismo. Siamo stati tenacemente pazienti e silenziosamente operativi. Abbiamo avuto il conforto dell'operato sensibilissimo dell'amministrazione comunale, che ha condiviso con noi la speranza della rinascita della sede deputata dei nostri ragazzi. I ragazzi sono prevalentemente ragazzi del quartiere, abituati ad avere una sede logistica attrezzata, bellissima, funzionale al loro diritto ad un apprendimento pieno. E faccio riferimento ad ambienti laboratoriali ovviamente distrutti dall'alluvione del 15 ottobre, ormai di 2 anni scolastici fa. Confindustria Benevento incontra il territorio al Teatro Comunale di Airola le proposte per l'occupazione giovanile. Sentiamole. Con l'iniziativa Confindustria incontra il territorio, svoltasi al Teatro Comunale di Airola, il cuore manifatturiero del Sannio ha pulsato. Riconversione industriale, sviluppo, emergenze giovanili, occupazione. I temi sono finiti al centro del convegno promosso dall'Associazione degli Industriali. Hanno risposto all'appello non soltanto rappresentanti del mondo imprenditoriale, ma anche istituzioni politiche e scolastiche, il mondo sindacale e bancario. Diciamo che la nostra proposta parte da una misura shock che sarebbe la decontribuzione totale per i giovani assunti nell'anno 18 e 19 e per i successivi 3 anni, quindi dell'abbattimento totale del carico contributivo. Al fianco di questo vogliamo associare anche delle misure che sappiano promuovere l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato,
gli ITS, le lauree industriali manifatturiere e anche le lauree brevi plus, come le chiamiamo noi, perché noi riteniamo che solamente attraverso un percorso complementare che faccia avvicinare i giovani al lavoro in modo strutturale possiamo dare una risposta all'emergenza che c'è in questo momento. Sappiamo che c'è una netta ripresa, nel 2014 sono stati circa 10.000 occupati in più. Noi cerchiamo di dare ancora effetto fiducia nel territorio. Questo fatto di uscire fuori dai palazzi è una cosa che abbiamo pensato con la squadra di vicepresidente, lo faremo in tutti i 4 anni del nostro mandato. Questa di oggi è la seconda tappa, già stiamo pensando a una terza in Valle Telesina per parlare di credito. Sappiamo che queste componenti, lavoro, credito, infrastrutture, è un mix di esplosivo che se riusciamo a concertarlo con le istituzioni e con i soggetti deputati a realizzare azioni propositive, i risultati veramente saranno eccellenti. Dopo la tappa di San Marco dei Cavotti dello scorso mese di marzo, il ciclo di incontri è approdato in Valle Caudina. Airola rappresenta una fetta importante nella provincia, forse la più importante, e quindi era giusto che si incominci a parlare con il territorio, con un'amministrazione che dedica agli imprenditori e che sta accanto agli imprenditori, che abbatte la burocrazia. Quindi stasera spero che all'interno del convegno possa nascere qualche iniziativa ancora più importante, di riempire quegli altri spazi che abbiamo vuoti in modo tale che i giovani possano trovare serenità e soprattutto possono incominciare a parlare di programmare il loro futuro, la loro vita, perché i giovani, come tutti sappiamo, si dicono che sono allo sbando, ma non è così. I giovani, se oggi non si sposano, non si producono figli, è perché alla base non c'è un reddito importante. Quando non c'è il reddito, ecco, c'è la repressione, ed è giusto anche questo, che si rispettino le volontà dei nostri giovani. Tra i presenti anche Gaetano Sateriale, coordinatore nazionale piano del lavoro della CGIL, autore di molti libri, più recente un manuale attraverso cui ha sostenuto che con il welfare è possibile creare occasioni di lavoro. Sentiamo perché. I bisogni della popolazione italiana sono cambiati, le dinamiche demografiche ci presentano una popolazione diversa da quella che avevamo conosciuta, ci sono nuovi bisogni, sono nuove solitudini, sono malattie croniche, la popolazione più anziana ha bisogno di avere servizi rinnovati. E poi nemmeno il welfare classico del nostro paese si può dire che sia distribuito in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale. Quindi rafforzare i servizi di welfare significa in qualche modo migliorare le condizioni delle persone e consentire anche che ad esempio le donne che sono impegnate in lavori di cura si possano presentare sul mercato del lavoro. Quindi occasione di lavoro diretto per organizzare servizi di assistenza e occasione di lavoro indiretto perché consento a parte della popolazione di cercare nuovi lavori. Ora invece l'intervista a Gianluigi Venturini, direttore commerciale Imprese Intesa San Paolo, raccolta sempre a margine dell'iniziativa di Confindustria tenutasi ad Airola. Sentiamolo. Intesa San Paolo fa un'ottima politica sul territorio perché non abbandona il territorio e resta presente con tutti i piedi di una banca del territorio come Banco di Napoli, che ricordiamolo è la banca regionale più grande del sud. Quindi sì, da questo punto di vista noi ci mettiamo passione e impegno e soprattutto guardiamo in faccia i problemi e cerchiamo di fare un'alleanza con gli imprenditori in modo tale che assieme a noi individuino le soluzioni. Al momento ne stanno forse approfittando di più le grandi aziende, e di ieri la notizia, no, di Nestlé che fa un grande investimento qui al sud, ma sono convinto che anche le aziende, le PMI, stanno cominciando a ingranare una marcia diversa, e quindi la nostra aspettativa è che da qui a fine anno si cominci a vedere un passo che finora effettivamente non si è ancora visto. Siamo ora alla pagina della cronaca. È ritenuto colui che in sella ad una moto condusse sul luogo dell'agguato il killer che il 25 settembre del 96 a Napoli uccise Gennaro De Roberto, esponente di spicco del clan Bellofiore Sebastiano. I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato Francesco Avolio, 43 anni di Scampia, soprannominato Tyson, con l'accusa di concorso in omicidio aggravato dalle finalità mafiose di porto e detenzione illegale di arma da guerra. Avolio è ritenuto un elemento di spicco dell'alleanza di Secondigliano.
La consegna della droga è effettuata all'interno del parcheggio di un ospedale a Napoli. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia Napoli Centro nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, due in carcere, una persona invece ai domiciliari. I militari del nucleo operativo avevano assistito nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento nel parcheggio dell'ospedale Loreto Mare alla cessione all'ingrosso di due involucri di marijuana. Una fiaccolata ed una messa in suffragio in memoria delle tre vittime della tragedia della Solfatara si svolgeranno domenica prossima alle ore 19 nel centro storico di Pozzuoli, ad organizzare il circolo Acri di Cerchia, d'intesa con il COAS, Coordinamento Associazione Flegre Giulianesi, che nell'occasione vuole ricordare anche tutte le vittime del disastro ambientale e degli episodi di malasanità. La celebrazione religiosa nella chiesa della Madonna Assunta di Pozzuoli, nelle vicinanze del Po. A seguire la fiaccolata, intanto il piccolo superstite è tornato a casa. Depositati nuovi atti, va avanti nell'agro nocerino sarnese l'inchiesta sul presunto scambio politico, una bufera giudiziaria che ha scosso Nocera Inferiore e dintorni. Sentiamo. Nuovi atti depositati dalla Procura distrettuale antimafia, fascicoli in cui sono anche riportate nero su bianco le parole rese al PM dall'ex consigliere comunale di Nocera Inferiore Carlo Bianco, difeso dall'avvocato Andrea Vagito. Fascicoli che potrebbero portare ad ulteriori novità. Ieri all'udienza di riesame sono stati depositati degli atti, secondo noi in tempo non utile comunque per poterne avere una diretta visione e comprensione dettagliata. Tuttavia la Procura ha così deciso, ha depositato questi atti, non ho contezza di tutto quello che sia stato depositato, appunto perché sono stati depositati un po' in ritardo. Di sicuro è stato depositato un interrogatorio che in una seconda fase, subito dopo l'interrogatorio di garanzia nella quale Carlo Bianco ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP, successivamente dopo qualche giorno ha reso interrogatorio ai pubblici ministeri, nella quale ha spiegato, ha dato una sua versione dei fatti, dalla quale a mio avviso emerge in maniera non equivoca una condizione di assoluta legalità della condotta di Carlo Bianco e delle altre persone coinvolte in questa vicenda. Intanto, dopo 5 ore di discussione, dopo la Camera di Consiglio, il riesame si è espresso. Non vi è l'associazione di stampo mafioso. Resta in piedi invece l'accusa di scambio politico mafioso. Chi era in carcere resterà in carcere, chi era a domicilio resterà ai domiciliari. Dunque rimarranno dietro le sbarre tre degli arrestati dai carabinieri del ROS all'alba dello scorso 21 agosto. Il boss Antonio Pignataro, 60enne, Ciro Eboli, 37 anni, candidato alle scorse elezioni a Nocera Inferiore, non eletto. E Carlo Bianco, 47 anni, anche lui candidato alle comunali senza riuscire ad entrare in consiglio. Luigi Sarno, 25 anni, era e resta invece ai domiciliari, respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Il 25enne, secondo l'accusa, sarebbe coinvolto in maniera diretta nella vendita dei voti a favore di un consigliere comunale poi eletto e dimessosi dopo lo scandalo giudiziario. Zio Antonio ottiene domiciliari per la sola accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, reato contestato anche a Ciro Eboli, ed anche a lui per tale accusa la misura del carcere è stata sostituita con i domiciliari, ma restano comunque entrambi dietro le sbarre per le altre accuse. Abusava della figlia e poi le diceva è normale, arrestato nell'Alto Casertano un ex carrozziere originario di Dragoni. Sentiamo i dettagli. Aveva segregato in casa per anni la compagna, era violento con le due figlie. Il personale in forza alla stazione carabinieri di Alvignano ha proceduto all'esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 65enne carrozziere di Dragoni. Le indagini dirette dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno consentito di accertare la condotta della persona arrestata, ritenuta responsabile del delitto
di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, minacce gravi, violenza privata, reati ripetutamente commessi. Era acclarato che l'uomo agiva in ambito familiare comportandosi con modalità di padre e padrone, umiliando, sopraffacendo ed annullando la libera determinazione delle persone offese, alle quali erano proibite anche le più naturali e comuni iniziative della vita di relazione. In particolare, tra le altre condotte, l'uomo era addirittura arrivato ad impedire alle vittime di accedere all'assistenza medica di base, al punto che nel 2008 gli assistenti sociali erano dovuti intervenire solo in seguito alla segnalazione dell'ASL e degli assistenti sociali. I familiari si erano iscritti all'assistenza sanitaria di base. L'indagato è altresì ritenuto responsabile del delitto di violenza sessuale ai danni di una delle figlie, vittima di attenzioni morbose già da minorenne, alla quale il padre aveva tentato di far credere che fosse normale la consumazione dei rapporti sessuali. Le indagini sono state svolte a seguito di denuncia della compagna e sono state arricchite dalle testimonianze delle altre componenti del nucleo familiare, chiare nel delineare il grave quadro indiziario. La squadra mobile di Caserta ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord a carico di due ragazzi di 22 e 32 anni, entrambi residenti a Casal di Principe, di cui uno di maggiore età, costretto sulla sedia a rotelle, accusati di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona ai danni di una donna di San Cipriano d'Aversa. L'indagine della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, è partita dalla denuncia della vittima nel settembre del 2016, che ha raccontato dell'incubo vissuto dopo essere stata condotta con l'inganno a casa di uno dei due in aperta campagna. La ragazza infatti conosceva uno dei due aggressori e probabilmente si è fidata. Una volta nella villetta i due si sono trasformati ed hanno iniziato a palpeggiarla a più riprese. La vittima ha urlato, ma il 22enne l'ha gettata a terra e le ha tappato la bocca, spegnendole numerose sigarette sul corpo. Il disabile invece guardava e toccava la vittima. È stato colto con le mani nel sacco dai carabinieri poco dopo aver riscosso il pizzo da un commerciante cui si era recato con una bimba di pochi anni per non destare sospetti. È accaduto a Sessa Urunca, nel Casertano. In manette è finito con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso il 52enne Alberto Andreoli, ritenuto esponente del locale clan camorristico degli Esposito, noto come i Muzzoni. Andreoli è emerso, si era recato con la figlia della convivente in un negozio di via Aldo Moro a Sessa per riscuotere la tangente per conto del clan. Dal titolare aveva ricevuto la somma di 100 euro, forse un rateo mensile. All'uscita il 52enne è stato fermato dai carabinieri della locale compagnia. Cambiamo discorso. Ponte Cagnano-Faiano è la prima città del Mezzogiorno e tra le primissime in Italia ad ospitare nelle proprie aule un robot. Nao, questo è il suo nome, è in grado di interagire con l'uomo grazie ad applicazioni e tecnologie di riconoscimento di voce ed emozioni. Conosciamolo. È un alunno speciale, quello per il quale stamani è suonata la campanella all'interno dell'Istituto Comprensivo Pontecagnano Sant'Antonio. Si chiama Nao ed è il primo robot in grado di interagire con l'uomo grazie a sofisticate applicazioni e tecnologie di riconoscimento di voce ed emozioni. Il robot rappresenta attualmente la più alta evoluzione della scienza robotica per arricchire le attività educative e l'apprendimento degli studenti. Rientra in un progetto sperimentale fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, che ha acquistato il robot. Ad utilizzarlo saranno per quest'anno scolastico alcune classi campione, grazie all'ausilio di docenti già in possesso di competenze digitali avanzate. Alto 58 cm, 25 gradi di libertà, Nao rappresenta un concreto esempio di quanto l'intelligenza artificiale abbia ampliato le capacità dei robot di interagire e conversare, rendendoli utilizzabili a fini didattici e di intrattenimento. Indubbiamente essere una scuola di riferimento, riconosciuta a livello nazionale come scuola che sa interpretare il futuro, la più moderna, la più con le attrezzature e le infrastrutture di informatizzazione più avanzate, è un elemento di orgoglio da parte nostra. Sosteniamo la formazione scolastica e la continueremo a sostenere, non a chiacchiere, ma mettendoci impegno, mettendoci denaro, ma soprattutto una grande collaborazione per rendere le future generazioni di Pontecagnano Faiano sempre più preparate. Tra l'altro questa inaugurazione, chiamiamola così, cade in una giornata particolare, perché mentre la scuola guarda l'innovazione, il comune non dimentica la sua tradizione, il suo passato, tant'è che oggi si celebra anche l'operazione Avalà. Beh, oggi inizia sostanzialmente le giornate dell'identità, che raccolgono e raccolgono esperienze storiche
e raccolgono momenti che vanno inserite in un percorso storico-culturale che deve favorire sempre di più la conoscenza per rendere sempre più forte il futuro. Siamo nella pagina sportiva, calcio Serie A, Napoli-Benevento, no all'aumento dei posti per i tifosi sanniti, arriva il diniego dalla questura. Sentiamo i motivi. La questura di Napoli non accoglie la richiesta del Benevento per l'aumento dei posti riservati alla tifoseria sannita nella partita di domenica prossima allo Stadio San Paolo contro il Napoli, in relazione alla richiesta di estendere la vendita di tagliandi anche all'anello superiore del settore ospiti. Cita testualmente la nota della questura: non si ritiene opportuno autorizzare un incremento dei posti in quanto, non essendovi incontri precedenti tra le due compagini, non si possono escludere intemperanze tra le due tifoserie. Gara attesa infatti per le tifoserie di entrambe le squadre. Intanto il Napoli, reduce dalla sconfitta di Champions, si rituffa in campionato per allungare in vetta la classifica. Azzurri a caccia del record di 9 vittorie consecutive, di fronte un Benevento ancora fermo a 0 punti. La gara tra Napoli e Benevento si giocherà domenica 17, fischio d'inizio previsto alle ore 15. Le scelte di Sarri saranno figlie del minutaggio di Champions. Tornano dal primo minuto Allan, Jorginho e Mertens in panchina nella trasferta ucraina. Zielinski potrebbe far tirare il fiato ad Hamsik, chance di panchina anche per Insigne. Il mister giallorosso Baroni perde invece Ciciretti per un problema muscolare in allenamento, qualche problemino fisico anche per D'Alessandro e Lazar. Armenteros favorito su coda in attacco. E domenica sarà una giornata storica per il Benevento, anche per mister Baroni, che dai due club ha ricevuto rispettivamente due gioie indelebili. Sentiamo. 29 aprile 1990, Napoli-Lazio. Marco Baroni segna il gol che consegna agli azzurri il secondo e ultimo scudetto della storia. Giugno 2017, Benevento Carpi. Marco Baroni guida gli stregoni alla prima storica promozione in Serie A Team. Domenica pomeriggio i giallorossi copriranno i 60 chilometri che dividono le due città e per la prima volta sfideranno i partenopei al San Paolo nel massimo campionato. Una giornata storica. È una sfida particolare per l'allenatore che con i due club ha vissuto grandissime gioie, forse paragonabili. Questa è una domanda che mi sono fatto fin da subito e devo dire, senza togliere niente a quella impresa bellissima vissuta con dei compagni e dei campioni straordinari, quando tu guidi degli uomini è un sapore diverso, perché il calciatore vive la squadra, ma vive molto le sue emozioni. Quando tu guidi degli uomini a qualcosa di così importante, come ho detto, corre tanta vita dentro un anno calcistico, ed ha avuto un sapore molto più difficile, molto più dispensivo, insomma proprio per questo molto più bello. Il Benevento cercherà l'impresa, conquistare il primo punto della sua storia in Serie A Team in casa del Napoli. E Baroni sicuramente ripenserà quando condivideva lo spogliatoio con Diego Armando Maradona. Al di là di aver avuto la fortuna di giocare con i grandi campioni, questo è qualcosa che rimarrà dentro di me indelebile. Ogni anno, ogni situazione, no, ti lascia qualcosa. Io credo che, come dico ai miei calciatori, quando sei calciatore dura veramente troppo poco la tua carriera, no? E devi essere una spugna, devi assorbire tutto, devi cercare di non lasciare niente, no? E così da allenatore io cerco, proprio come sono stato spugna, di restituire tutte le mie esperienze, tutto il mio vissuto calcistico a questi ragazzi per dargli un'opportunità, perché comunque è un lavoro bellissimo, un lavoro che ti devi conquistare, però le soddisfazioni, la possibilità di scrivere pagine indelebili che poi rimarranno nella storia, insomma siamo dei fortunati e questa fortuna la dobbiamo sudare e conquistarsela ogni giorno. Con il numero uno!
E chissà che per Baroni non sia già arrivato il momento di scrivere un'altra pagina di storia. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci. Settimana da parte di tutta la redazione di ilmeteo.it. Previsioni per sabato 16 settembre. Condizioni di tempo spiccatamente instabile, centro-nord con fenomeni localmente intensi, sempre buono invece al sud. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord avremo rovesci e temporali diffusi un po' ovunque sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, anche di moderata intensità sul Friuli. Lieve miglioramento in serata nottata con fenomeni in attenuazione. Al centro al mattino molte nubi e fenomeni sparsi su buona parte delle regioni, Sardegna compresa, dove comunque migliora già dal pomeriggio. Resta instabile invece sui settori peninsulari. Spostiamoci al sud, il tempo si mantiene stabile, le nostre regioni infatti godranno ancora di un bel sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Come saranno invece i venti? Saranno deboli o localmente moderati, in prevalenza di scirocco. Concludiamo con le temperature che risultano essere in locale lieve calo, minime comprese tra i 9 e i 23 gradi su tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda invece le massime, prevediamo all'incirca 25 gradi al nord, 28 gradi al centro e punte di 35 gradi al sud.